Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questa è una cosa che decisamente non dovrebbe succedere, cioè ho il mini me fluttuante, il mesopiteco fluttuante, volante, che ci fai là sopra ragazzo? Ma aspetta, ah se io mi sposto, no rimane lì, dov'è? No ma guardalo, cioè rimane lì sospeso per aria, no no Lillo dai, no ma non ci posso credere, aspetta, ti riesco ad acchiappare, aspetta, ok sì perfetto. Mamma mia, queste scene inquietanti di scimmie che lievitano per la... Lievitano? Lievitano sì per la base, non levitano, lievitano, va bene. Ok, allora, comunque, l'ultimo episodio abbiamo visto, ci siamo preparati tutto il preparabile, tutto l'indispensabile per partire a caccia della Mega Neura nelle fantastiche grotte. E quindi niente, mo ci tocca Jack, mo ci tocca, adesso seguiamo le coordinate e andiamo nelle meravigliose grotte di Ark. Ok, se i nostri calcoli sono esatti, in teoria qua vicino dovrebbe esserci una grotta. Jack, non puoi avere fame adesso, dai che siamo vicini alla meta. Ah, questa è la grotta, sì, ci siamo già passati un sacco di volte davanti e ci sono un sacco di schifi davanti. No, vabbè, ma siamo sicuri di voler fare questa cosa? Io non sono più tanto sicura, anche perché Joe là dentro non ci può entrare, mi sa. Eh certo, ma vabbè, ma guarda quanta roba che c'è lì davanti. E guarda là dentro! Cioè, ma guarda là dentro! No! No, ma io non ci entro! Ma non ci pensate nemmeno! No, 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 no! Ci cerchiamo un'altra grotta con meno bestie, abbiate pazienza! Ok, allora, qui dovrebbe esserci proprio qui sotto un'altra grotta, in un altro ingresso per una grotta. In effetti io me la ricordo questa, perché avevamo provato proprio all'inizio, se non sbaglio, che avevamo Clark, e a entrare ovviamente eravamo caduti in acqua, perché Clark non poteva entrarci. Quindi presumo ovviamente neanche Joe. Direi quindi che questa la teniamo come ultima opzione. Andiamo a cercare un altro ingresso di un'altra grotta. E se poi ci va proprio male, mi sa che ci prendiamo una bestia acquatica e proviamo ad entrare da qui, perché altrimenti non ho altre soluzioni. Va bene, dovremmo essere vicino all'ingresso di un'altra grotta, che dovrebbe essere qui. Sì, eccola, 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 ok. Vabbè, ma qua per forza devo entrarci con Joe. Scusa, come ci entro altrimenti per di qua? No. Ok, io non ho schiacciato niente, Joe mi ha disarcionato, oddio, meno male che non siamo finiti di sotto, Jack. Mamma mia, ok, ok, decisamente Joe non può entrare in questo buco infernale. Va bene, io passo all'opzione di prima, mi sa, perché io col paracadute non mi ci butto qui, abbiate pazienza, mi vado a prendere una bestia marittima e passiamo dal mare. Ciao base marittima, da quanto tempo? In realtà non da tantissimo perché ci siamo venuti a prendere la biotossina da po'. Oddio, cos'è? Ah, un'ala? Oh no, è successo qualcosa e mi ha sfanculato di nuovo tutti i dinosauri, vero? Cioè tutte le bestie. Sì, guarda, guarda, ali che spuntano ovunque, bestie dove io non le ho messe. Ma porca miseria, perché? Perché ogni volta sta storia deve venire qua, mi spawna qualcuno nella base marittima e mi sfancula tutte le posizioni dei dino. Ciao orsetto, tu ti butti in acqua con me? Davvero, che carino. Allora, il plesio direi che è esageratamente grande, quindi io opterei per un sarco, ecco, per entrare nella grotta lato mare. Sì, 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 dai, bello veloce, bello cazzuto. Guarda, eccolo chi è, guarda chi è che mi è spawnato nella base e mi ha sfanculato tutti i dinosauri. Ma porca miseria, brutta bestia malefica, cioè tutti i dinosauri, vabbè, tutte le creature non sono tutti i dinosauri, però brutta malefica, ok, ok, ci è andato giù. Ok, sarco approvato, andiamo col sarco, pronti e via. Ok, ci siamo, ci siamo. Vai che entriamo col sacco. Non so cosa aspettarmi da questa grotta, sinceramente. Vabbè, quantomeno non è pieno di bestie all'esterno. Ok. Speriamo di trovare quello che ci serve. Anche passare. No, gioco. Non laggare così, ti prego. È una situazione delicata. C'è roba per. C'è roba lì in acqua. Oddio, c'è roba. Oh, tanta roba in acqua. Tanta roba in acqua. Aspetta, mi sta laggando tantissimo. Sta laggando tanto male, oddio. Aspetta, fammi uscire poco poco. Gioco? No, gioco? Gioco non fare così. No! Ok, allora non ho capito bene cosa sia successo, se non che Ark ha crashato malamente e mi ha riportato praticamente qui quando sono rientrata in partita. Il che va più o meno bene, nel senso che spero non lo faccia di nuovo. Cioè, devo poter entrare in quella grotta, Ark, altrimenti non me la mettevi lì. Scusa, abbi pazienza, perché devi laggare in questo modo? Ok, c'è la ventola della scheda grafica del mio computer che, non lo so, sta impazzendo. Penso che il computer stia per implodere. Oddio, probabilmente il mio computer prenderà il volo tra poco. Vabbè, ok, ci possiamo riprovare senza troppi traumi, che già c'erano tante bestie sul fondale della grotta. Vorrei evitare che si bloccasse in un momento cruciale della situazione.
Ok, allora entriamo lentamente, piano piano. Ok, gioco, guarda, abituati al nuovo ambiente, scheda grafica, guarda, ok, vedi che è diverso da fuori, è più bu... No, no, Ark, ok. Ok, piccolo lag, un piccolo lag lo posso sopportare, non di più. Guarda roba per te, guarda qua, guarda, guarda. Ehi, quante bestie, no, per lo più sono pesci. No, 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 ci sono, oddio, ci sono tanti titano... No, gioco. No. Ok, allora, io posso restare calma, Jack può restare calmo, ma in realtà la situazione ci sta iniziando a innervosire. Quindi tentativo numero 1227. E vediamo se a sto giro riusciamo a entrare nella grotta. Io ho abbassato il livello grafico al minimo. Scheda grafica, abbi pazienza, collabora. Cioè, io ho fatto il mio, ora tu fai il tuo. Ho abbassato la grafica, ho abbassato tutto. Sei quasi ai minimi termini, non del tutto, perché altrimenti non ci capisco una mazza nella grotta. Vorrei evitare di vedere tutto quadrettato proprio. Quindi un minimo minimo di grafica l'abbiamo mantenuta, ma ragazzi è veramente poco. Quindi gioco, abbi pietà, scheda grafica, abbi pietà. Per ora tutto bene, ok. Cioè io sto, adesso sto più attenta ai lag che alle creature. Guarda, sarco, titano boa. Guarda quante bestie che ci sono qua. Qui c'è un sarco, dobbiamo farlo fuori. Facciamo fuori il sarco. Oddio, non ci capisco una mazza, non ci vedo niente. Vedo che ci sono tante bestie, ma no, 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 dai, no, no. Ma perché? Ok, leggerissimo cambio di piano causa forza maggiore. Allora, abbiamo riportato il sarco nella base e... Cos'è sto suono? Ah, ciao, ciao, sei spawnato anche tu nella base marittima. Bene, bene, che gioia rivederti. Allora, dicevo, cambio di piano. Visto che Ark mi sta fregando in tutti i modi, non vuole farmi entrare nella grotta. E allora il gioco si fa duro e duri cominciano a giocare. E visto che il controllo delle impostazioni di Ark, caro il mio Ark, ce li ho io, io ti ho abilitato la possibilità di far entrare Joe nella grotta. Ebbene sì, ho deciso di barare per questo episodio, non ne posso più, sono un pochino stanchina e innervosita. E quindi bariamo, ragazzi, bariamo. Non si può fare diversamente. Quindi ora Joe può entrare nelle grotte. E così faremo, entreremo volando nelle grotte sperando di riuscire a trovare una megalania senza ulteriori problemi. Ok, ci siamo, ok, ci siamo. Adesso in teoria Joe dovrebbe poter entrare in quel buco infernale, in quella bocca dell'inferno. Proviamoci. Ok, pronti partenza, via, via, ok. Ah, ma c'è luce, ah no, no, ok. La grafica è ancora, guarda i casini là sotto, guarda. Allora io ho tenuto la grafica ancora un po' bassa sperando che non laghi. Quelle sono megalanie contro i titano boa e altri ragnetti insettacci vari, mi sa. Sì, sì, vedo, vedo... Ah, pulma anche gli scorpioni, bene, bene, ok. Ottimo, che casino immane. Io dovrei atterrare lì per cercare la megalania? No, no, io rimango sospesa per aria. Dio benedica l'opzione di poter far entrare giù nella grotta. Ah, ok, qua sembra un po' più tranquilla la situation. Fa vedere. Forse. Forse aspetta. Vedo roba là sopra attaccata. Che cos'è? Fa vedere che mi sa che è una megalania appesa. Ebbene sì, tutta rosa, che carina. 45, ok. C'era altra roba attaccata. Un 48, ok. E un 8, ok, no. Anche no. Mi sa che punto il 45 che è quello più colorato e più visibile. Cioè, oddio, cioè, ma spunta. C'è un titano. Oddio, dove? Dov'è? Oddio, un altro! Cioè, spuntano dalle pareti? Cioè, ste bestie escono direttamente dalla roccia? Ma perché? Ma perché? Come? Cioè, ma è così pericoloso entrare nelle grotte? Non credevo. Cioè, è impossibile entrare a terra su ste grotte. Ok, la nostra preda è lì. Mamma mia, oddio, se mi cadono addosso le altre, però. No, mi possono disarcionare. Dai, veloce, 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 prendi, ok, 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 via, 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 tanto via, tanto via. Ah, dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? No, aspetta, aspetta. No, 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 mi sa che di qua stiamo andando dalla parte tanto, tanto sbagliata. Jack, cerchiamo l'uscita in fretta. Ok, siamo fuori. Ok, siamo fuori dalla grotta, perfetto, perfetto. Mamma mia, oh, povera Joe, dai, sopporta poco poco, che voglio portarmi sta bestiaccia malefica nella zona addomesticamento, così poi il resto dell'episodio è un po' più tranquillo. Ok, ci siamo, perfetto, aia, dai, ok. Ok, dai, povera Joe, hai smesso di soffrire, non ti preoccupare, non ti faccio più mordere da quella brutta bestia cattiva. Allora, tu statene tranquilla, tranquilla, qui, ok, non ti muovi, giusto? Non vai ad attaccarmi, no, aspetta, no, ok, spera, no, pensavo prendesse il volo e andasse ad attaccare la megalania che ci siamo appena messi nella zona domesticamento. Ok, allora, non si tratta altro adesso che andare a prendere, a dar in faccia la bestia finché non si addormenta.
Non mi ricordo se ci ho messo effettivamente i dardi. Fa vedere prima di ammazzarla. Ok, ora ci sono sicuramente i dardi. Gioco, no, no, no. Jack, riprendi il fucile. Che succede? Ah, ok. Mamma mia, quanti bug oggi, Ark, però. Cioè, tutti in una volta sola, non so se li reggo, te lo dico. Ah, dannation, ok, ok. Vediamo di iniziare a colpire la bestia. Ciao, cucciola, vieni più vicino. Ok, perfetto, così noi la becchiaia. No, ma davvero? Cioè, ma davvero, Jack? Cioè, ci siamo riusciti a farci mordere nonostante la bestia sia dietro un muro. No, ma complimenti, cioè, degli gnubi proprio. Mamma mia, che errore da principiante stare così vicino alla finestra da dove sbuca la testa della bestia. Ok, fugge, sì, lo so, poverino, c'è Jack che sta continuando a tossire, lo so, la bestia ci ha attaccato qualcosa, una malattia, la rabbia mi sembra, non lo so, non ho letto. E comunque, dai, c'è l'indicatore lì in basso, manca poco, se la bestia si addormenta, si è addormentata, ok, perfetto. Oh, povero Jack, sta continuando a tossire, mi dispiace tanto, siamo stati un po' gnubi, ciao brutta bestia malefica. Ah, c'è anche della tossina nell'inventario. Non mi ricordo a che serve. Vabbè, noi le diamo un po' di biotossina per tenerla buona. Allora, forse io sto impazzendo, però sento il suono di il verso di un pinguino. L'ho sentito di nuovo. Boh, vabbè, Jack, sarà perché sei malaticcio. Stiamo delirando. Sei malaticcio tu, ma stiamo delirando in due. Eccoci qua, mangiati un po' di carnina. Buona, buona, fresca, fresca, appena colta. E un po' di tossina, mamma mia quanto ti scende il torpore. Ah sì, ma questa è proprio tossina di Megalane. Però sembra tipo un trofeo, quindi non so se potrò effettivamente farci qualcosa. L'ho sentito di nuovo. No ragazzi, qua c'è un pinguino. Ma sarà il cucciolo che abbiamo ammazzato per sbaglio l'altra volta? No, lo sento, cioè sento i passi, sento il verso. È qui da qualche parte. Oddio, secondo me è il fantasma di quello che abbiamo ammazzato per sbaglio l'altra volta. Ci sta perseguitando. Oddio, Ark, che bug che c'hai oggi, ma perché? No, vabbè, ma... No, l'ho sentito! L'ho sentito di nuovo! Ma da dove arrivi? Da dove? No, ti sento... Ma no, cosa ci fa un pinguino qua? Non è possibile che mi abbia spawnato un pinguino qua, dannazione. Mamma mia, quanto ti scende in fretta il torpore, mamma mia. Aspetta! L'ho sentito? No, l'ho sentito di nuovo! No, 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 allora, c'è un pinguino, non sto scherzando, oddio, no, non ho le allucinazioni. Ark oggi sta sbarellando e mi ha spawnato un pinguino che però non vedo, lo sento e basta. Cioè sento i passi, sento i versi. È un po' inquietante questa cosa in realtà. Ma che succede ora? Cosa ci fai tu qua? Ma perché un ottero mi esce... Ma perché? Cioè ma chi te l'ha detto? Chi ti ha chiamato? No vabbè Ark, cioè oggi stai proprio male, ma porca miseria. Ma perché succedono tutte ste cose strane oggi? Io non ho parole, boh vabbè. Tizio, seguimi che ti riportiamo un attimo nella tua postazione. Vieni per di qua, ma dimmi tempo. Io non, veramente, non so... Oddio, cos'è sta roba? È un Ichthyornis maledetto! Ecco perché l'Optero si è spostato. Allora immagino anche l'altro, sì, infatti non c'è. Ciccio, tu resta qui. L'altro, dove sarà finito? Oddio, dove mi è volato? No, è là sotto. È là sotto e Clark deve essere là da qualche parte. Ok, dai, non sono andati lontano. Maledetto Ichthyornis che mi ha fatto spostare le bestie. È la fine che ti meriti questa, è la fine che ti meriti. Ti ho sentito di nuovo. Ti ho sentito di nuovo. Ma porca miseria, da dove arriva? Lo sento, ma non lo vedo. E la cosa mi sta inquietando tantissimo. Mi sembra che arrivi dalle pareti. Oh mio Dio, è tipo il fantasma dentro la parete. No, vabbè, che ansia. Allora, visto che io nella zona domesticamento non ci voglio stare perché ci sono i fantasmi a quanto pare, mi sono venuta a procurare un po' di prime. È inutile che urli, è inutile che urli. Devi diventare prime per la mia Megalania, grazie. Ci puoi andare giù quando puoi, per cortesia, grazie. Ah, ok, perfetto. Quanta prime? Non tanta, speravo un po' di più, vabbè. Ok, beccati la primate, così in teoria l'addomesticamento dovrebbe andare un po' più rapido. Posso usare sperare? Ok, io nel frattempo mi sa che da qua ci esco, perché mi continua a inquietare questa cosa dei rumori del pinguino che lo sento ma non lo vedo. Oh, e finalmente abbiamo anche la Megalania! Ark, gioco, ti prego, non mi far sclerare. Sto premendo il pulsante accett. Ma porca miseria, oggi Ark vuole proprio farmi impazzire. Vieni di qua, piccola pucciola, che ti voglio vedere il muso che era piantato nella roccia. Ma ciao, piccola bellissima Megalania. Cioè, guarda l'occhio azzurro che c'ha, che bellino che non è. No vabbè, no, è carina. Oh, a me non fanno schifo ste bestie, mi piacciono troppo. Sì, è un po' inquietante quando non è domesticata, però è carina come bestia. Ok, vediamo di testarcela subito. In teoria dovrebbe salirmi dalla parete, giusto? No, aspetta, forse devo fare così. Sì, ecco, guarda come sale. No vabbè, ma scala, aspetta, no, ok.
Sì, scala qualsiasi cosa, guarda! Guarda come stiamo andando su, no vabbè, è anche veloce, cacchio! No vabbè, che figata, oddio, è bellissima questa cosa, è bellissima! No vabbè, no vabbè, sì, ok, sono molto contenta, ne valsa la pena, ne valsa la pena. E ovviamente nel momento figo tu devi far piovere, Ark. Ma se io mi butto da qua? Aia, 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 che botte, porca miseria! Ma però non sembra farsi niente, oddio, un pochino forse, no! No, non sembra farsi niente la Megalania, può cadere da qualsiasi altezza, non gliene frega niente. Perfetto, mi piace tanto. Però mamma mia, è un po' lentina. È un po' lentina, cioè quando si arrampica è veloce veloce, ma quando cammina così tra me è un po' lenta, peccato. Ma guarda che c'è una tigre laggiù, così ci testiamo la Megalania. Aspetta, tigre, tigre, mi vedi, tigre? Ok, grazie, già visto, perfetto, ci viene incontro lei, che noi siamo lentissimi. Ok, vediamo un pochino come va. Oddio, non ho neanche guardato il livello della tigre, forse avrei dovuto farlo, non ci ho pensato. No, vabbè, allora, se la Megalania sembra resistere abbastanza ai colpi, però porca miseria non riesco a girarmi. Aspetti un attimo, aspetta, oddio, ci sta spingendo in acqua, forse però... Sì, ok, forse ci va bene perché lei rallenta e noi dovremmo riuscire a girare. Ok, c'hai un angolo di virata un po' da schifo, Megalania, ok. Però così ci siamo, ci siamo. Tigre, stai ferma in posizione. No, non ci andare di lato, ma guarda che fettente che sa che noi non possiamo girarci. Ma porca miseria. Ok, a livello d'attacco fa un po' schifo la Megalania, dico la verità. Ce la facciamo a buttare giù la tigre? Aspetta, l'ho mancata, devo rigirare, no, aspetta. Tigre, dammi un secondo, ok, meno male che anche lei in acqua è lenta. Ah, ok, ok. E vabbè, 45 l'abbiamo buttata giù senza troppi danni comunque. Sì, è un po' difficile da manovrare, però direi che il suo sporco lavoro lo fa tranquillamente. Perfetto, guarda com'è incacchiata. Ma in teoria posso salire anche sulle mura che abbiamo costruito noi? Sì, no, è il casino. No, vabbè, ci sale. Aspetta, sul portone? No, sul portone no, mi sa. Qua invece? Qua ce la fa, sul portone non so perché non riesce a salire, sulla roccia del portone, però su tutte le altre mura sale tranquillamente. Sì, tranquilla, perfetto. No, vabbè, è troppo bellina questa cosa, mi fa impazzire sta bestia. Ok, io lo so di essere un po' malata per sta roba, ma visto che c'ho ancora le ovette del bagno V-Raptor, io vorrei cambiare il colore. Ah, ma cos'è, un violaceo? No, non lo capisco, o è grigio, o è bluastro, o è violaceo, non mi piace. Bagno V-Raptor, no, questa è una di quelle che potenziano, aspetta. Io avevo messo delle altre ovette, che non si sa mai ti venga voglia un giorno di così colorare i dinosauri ad Gatsum. Mi ero messa delle ovette nell'armadio qua, se non sbaglio, fa vedere, sì. E quante, per ogni evenienza, proprio per ogni evenienza. Ok, vediamo di prenderne una e proviamo a cambiare di nuovo il colore. Megalania, dove? No, mi sta seguendo, vero? Io ho sentito il rumore di una bestia che entra in acqua. Sì, mi stava seguendo in acqua, va bene. Ciao piccolo mesopiteco mini me, che facciamo? Coloriamo anche te? No, dai, a te mi sa che ti lascio così, sei bellino così. Allora, colora la linguaccia però, Megalania, fai da brava. Allora, vediamo di colorarla, proviamo con questo, vediamo come vieni, come sei. No, sempre bluastro rosino, ma non ce l'abbiamo delle varianti, tipo il giallo che prima era sempre presente. Che bello! Ok, questo mi piace, sarà perché c'è la pancia verde, però così mi piace. Perfetto, sì. Sei troppo bellina. Ok, perfetto, ti tengo così, sei bellissima. Ok, ragazzuoli, allora oggi direi che il nostro sporco lavoro l'abbiamo fatto tra bug, imbrogli e mille... si è di nuovo bloccato Ark, no vabbè, io non ho... Ark, ti prego, grazie, almeno per fare la parte finale, grazie. Ok, direi che non ne può più né il mio computer né Ark e probabilmente nemmeno io e Jack, quindi direi che per oggi ci salutiamo, vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!